Tonicioli Puviani, buongiorno e grazie per essere con noi. È sempre un piacere. Ciao Alexandra, buongiorno, buongiorno a tutti e buon inizio di fine settimana, almeno per quelli che sono nella zona gialla, nella zona bianca, Ecco, insomma, che non... sono pochi, sono molto i pochi. fortunati sono pochi. Tony, guarda, adesso torniamo anche a Wall Street perché sicuramente è molto interessante, ma cosa accade con il comparto bancario in Italia oggi? Perché stiamo assistendo a queste vendite che sono davvero, davvero significative? Ma hai detto molto bene, Powell secondo me sta agendo in maniera molto intelligente, cioè purtroppo non è che sono solo i valori degli indici di Wall Street un coefficiente per decidere l'abilità di un banchiere centrale, ma quello che conta è l'abilità nei 4 o negli 8 anni che un banchiere centrale farà. E conseguentemente siamo sempre andati su, anche ieri sembra un'eternità. Ieri abbiamo fatto il nuovo record storico di Standard & Poor's, nuovo record storico di Dow Jones, nuovo record storico di Russell, mancano un 4% al Nasdaq 100. E questi nuovi record storici hanno portato anche ieri a 3.970 inizialmente l'S&P o nella serata di mercoledì sera, quando gli indici hanno recuperato per Powell. E quindi in questa condizione strepitosa, secondo me, Powell vuole semplicemente, non dico fare scendere le borse, che lui è contento se rimangono a galla o vanno sempre di più, però mantenere un po' di munizioni per cercare di spararle eventualmente quando ce ne sarà bisogno, ovvero quando usciremo dal lockdown, quando usciremo, quando potrebbero esserci principi inflazionistici oggettivi, veramente sui dati, e quindi anche il coefficiente di riserva obbligatoria, questa modifica qui, non è una stretta, è un mancato ulteriore allentamento quantitativo. È un mancato ulteriore allentamento quantitativo, e quindi se il mercato cominci a ridare il controllo della curva dei tassi, altra liquidità, bilanci delle banche con vincoli di garanzia ristretti, quindi ulteriore liquidità e tutto quello che puoi fare, arriverai a giugno o a luglio o a maggio, a fine maggio, quando il mercato effettivamente comincerà a riprendere in maniera ordinaria, perché uscirà, gli Stati Uniti sono qualche mese avanti da noi, usciranno gradatamente in maniera definitiva, e ne sono quasi convinto, dalla pandemia globale o dalla pandemia, dal sistema attuale molto anomalo, però quello che è, e quindi Powell avrà, in quelle situazioni di surriscaldamento della domanda aggregata, la possibilità di agire con le politiche monetarie adeguate. Oggi si tiene un po' di cartucce, è questo. E quindi anche questa decisione del mancato allentamento quantitativo o della non deregolamentazione o della modifica delle riserve obbligatorie per il settore bancario, è vero che di fatto impone alle banche certi razzi e quindi una maggiore restrizione della liquidità, però è anche vero che è fatto per non abbattere definitivamente il tutto. Quindi quello che vediamo, ovviamente, il comparto bancario soffre un po', perché levare dei vincoli alle banche vuol dire agevolarle, perché le banche riescono a lavorare meglio, ovviamente, e avere meno vincoli improduttivi, costosi, perché i vincoli sono costosi, perché tu hai della liquidità su cui paghi un interesse negativo, ad esempio in Europa, è parzialmente negativo anche negli Stati Uniti in qualche modo.
E quindi gli dai ulteriore ossigeno, questo è mancato e quindi abbiamo anche le banche oggi abbastanza lente. In Italia abbiamo Intesa San Paolo però a 1, a meno 2%, però siamo a 2,31. L'abbiamo seguita con te Alexandra, 1,60, Sì. 1,70 per tanto tempo, per cui insomma, no, io sono qui oggi per dire, attenzione che può darsi che le borse non guadagnino tutti i giorni i record storici. O la Banca Intesa che era 1,45 l'estate scorsa, una volta che ha fatto una performance dell'80-70%, metabolizzi e torni un po' indietro. Questo sono venuto a dire, perché chi spera che le borse salgano tutti i giorni, ogni settimana battino 3 o 4 record storici, sono fuori dalle logiche tradizionali delle borse. Quindi, paradossalmente, delle prese di beneficio che possono ulteriormente scendere, ovviamente questo non è neanche una presa di beneficio, perché siamo all'1% del record storico, ulteriori prese di beneficio possono paradossalmente essere migliori nel medio periodo per gli investitori, perché gli investitori guardano nel lungo periodo, è una borsa che poi arriva a bolla, oppure un Powell pazzo che comincia a fare il controllo della curva dei tassi, comincia a deregolarizzare le regole per le banche, comincia a dare magari un quantitative easing anziché di 120 miliardi, di 150. Il debito pubblico di Biden anziché 1.900 miliardi di manovra la fa da 3.000. È un eccesso di questo tipo di azioni effettivamente è più pericoloso nel medio-lungo periodo che un piccolo controllo, e questo è quello che volevo dire. Allora, intanto però stiamo vedendo ovviamente sicuramente la decisione di Powell è come dire una conferma anche un po' a tutto ciò che ci ha detto questo mercoledì, se vogliamo dire così, però a Piazza Affari in particolar modo sotto pressione anche Telecom che cede il 7%. Qual è il tuo parere sul titolo, Tony? Perché diciamo che Telecom nelle ultime settimane ci ha sorpreso con una buona performance, direi. Anzi, guardiamo velocemente come ha performato nell'ultimo mese in rialzo comunque del 15%, negli ultimi 3 mesi dell'11,5%. Che cosa accade oggi a tuo avviso? Venerdì scorso ero qui con te non ti puoi ricordare tutto, mentre io vengo una volta e quindi mi ricordo. E proprio qualcuno ha fatto la domanda su Telecom qui e io ho detto: attenzione, Telecom per motivi politici di carattere più strategico legato alle maggioranze delle assemblee e quindi alle decisioni strategiche di un'azienda che tutto sommato è un'azienda importantissima per l'Italia, di primaria importanza strategica più che di grandi rendimenti e di grandi profitti, perché purtroppo la telefonia è un settore obsoleto. È obsoleto, non c'è niente da fare. La TIM, quando tu non eri quasi neanche nata, io ero un po' più giovane, il telefonino, io spendevo anche 800.000 lire, 400 dollari, 400 euro di adesso a bolletta, che era bimestrale, 500, anche il milione. E spendavamo, i ragazzi degli anni 90, tantissimo per la telefonia, perché costava 200, 300 lire o 15-20 centesimi al minuto, e adesso con 6 euro tu prendi quasi tutti i giga che vuoi e un forfè mensile di 6-7 euro, e quindi non ci sono più margini per queste grandi aziende delle comunicazioni e siamo in un settore abbastanza obsoleto. Quindi, che si voglia o no, ogni motivo strategico, quello che ho detto venerdì scorso, che fa alzare il titolo in maniera importante, 15%, è un'occasione di vendita. Avevo onestamente fissato, mi sembra, un 48 centesimi come target di uscita, mi sembra che siamo arrivati a 47, e quindi evidentemente non è facile, non era facile uscire, anche io sarei rimasto di nuovo impigliato.
Purtroppo la motivazione, sai che mi piace spiegare le cose, non è una cosa che sto seguendo particolarmente. So che questa Telecom ogni 3-4 volte all'anno, spesso, ha dei rally molto importanti, e questi rally poi si viene a scoprire che sono dovuti al fatto che ci sono delle cordate, se le danno di sante ragioni l'azionariato, per poi mettere al consiglio di amministrazione dei loro capi, dei loro cedi, e siccome dei loro capi, e quindi siccome costano così poco queste Telecom, a volte ci sono proprio folate speculative rialziste di gruppi che comprano molte Telecom per poter poi presentarsi in assemblea e votare per il loro, per il loro rappresentante. Finita questa storia qui, poi le Telecom ritornano a quel titolo un po' obsoleto, con non molto appeal per gli investitori, con un valore, perché Telecom, insomma, un valore ce l'ha sempre, però purtroppo abbiamo visto che il mercato lo giudica intorno ai 38-40 centesimi. Ecco, invece ci scrive un amico, giustamente, vedendo le vendite che a cui stiamo assistendo, in particolar modo chiede un parere su Unicredit, se sarebbe sbagliato entrare verso la chiusura dei mercati, visto che Unicredit cede il 3%. No, oddio, è quello che io chiamo scucchiaiata da sotto, per cui è un ragionamento. Onestamente c'è stata un po' una rivolta di questi titoli oggi, che è iniziata stamattina per le scadenze tecniche. Ecco. Ci sono anche le scadenze tecniche. Alle 9 del mattino, cosa è successo? Sono scaduti tutti i contratti future relativamente agli indici, e anche le opzioni relativamente agli indici, ma anche le opzioni relative alle azioni. E quindi effettivamente magari c'erano delle corse alle ricoperture dettate anche da motivi tecnici. Oggi si lavora tre mesi per il mese di giugno. Adesso io non voglio dire niente, però questa importante inversione che hanno avuto i titoli bancari, tutto sommato, potrebbero anche addebitarsi a prese di beneficio o a uscite e nuovi riposizionamenti dovuti anche a motivi tecnici. Quindi, in un momento in cui il trend effettivamente era molto buono, e dove, causa anche l'inflazione, c'è la possibilità che in qualche maniera, in materia tassi, anche se molto in là, qualche cosa si faccia, le banche avevano il suo appeal, anche perché sono rimaste molto indietro. Adesso, dire se venerdì, bisogna vedere il carattere speculativo che ha questa domanda. Se ci dovesse essere, allora provo a rispondere, perché sono cose che faccio anch'io. Se ci dovesse essere un'asta brutta, ecco, adesso vado a vedere, ti do anche il livello, siamo già a un livello importante, un'asta intorno, ma va bene anche questo livello, 9.10, 9.12, facciamo 9.10, 9.12, e quindi un eccesso euforico al contrario, per cui di psicologico, di vendita sull'Unicredit, magari all'ultimo giorno, il giorno delle streghe, il giorno del tecnico, può darsi benissimo che in via speculativa comprarlo su meno 5 possa darti un certo risultato lunedì mattina, qualora le borse aprano, e non è assolutamente, ed è un'ipotesi più che plausibile, aprono col segno verde, e quindi magari guadagnare un 2-3% in questa maniera qui. Allora questa è una mossa che ti dico sì. Se invece vuoi comprare le Unicredit per portarle in portafoglio e detenerle come investimento nel medio periodo, io ti consiglierei di andare a cercare un prezzo più basso, che può essere, secondo me, abbastanza possibile da rivedere intorno a almeno 8,90, per cui io la vedo anche sotto i 9, 8,90, facciamo 9 euro, però 20 centesimi li puoi risparmiare.
Invece ci scrive Marco per chiederci il tuo parere sulle utilities, perché questa settimana hanno riportato le trimestrali, più di una evidentemente. Erano, devo dire, soprattutto per quanto riguarda Snam, per esempio, molto positive. Qual è il tuo parere sulle utilities, in particolar modo quelle su Piazza Affari? Ciao Marco, allora, beh, oggi abbiamo il trionfo dell'Enel, titolo più importante italiano, un vero e proprio trionfo perché con questo calo abbastanza brusco di molte azioni, anche se l'indice grazie proprio a Enel tiene perché perde lo 0,80 e diciamo non metabolizza la perdita ieri del Nasdaq, perché ricordiamo che l'Italia chiude alle 5:30 del pomeriggio. E il grande declino degli indici è stato ieri sera dopo la chiusura italiana. Quindi l'Italia, tutto sommato, sta andando molto bene a 24.150 punti, tenuto conto delle chiusure americane. Detto questo, Enel oggi risente anche dei buoni dati, evidentemente, non che li abbia ancora letti, perché vedo più 2,6%, vedo una Snam che è più 1%. Chi mi vede qui o il giovedì o il venerdì quando vengo sa la mia passione sulle utility, in particolare appunto Enel e Snam, sono le due che credo oggi sono contento, anche perché io personalmente ho solo Enel, e quindi oggi sono contento e tiro una boccata di ossigeno. Quindi il mio giudizio rimane positivo anche in considerazione che le utility però soffrono di tassi alti. E soffrono di tassi alti, per cui in questo contesto di tassi alti ma buoni bilanci si stanno comportando molto bene. Non ho, e poi ne parleremo le prossime settimane con Alexandra, se mi chiameranno, non ho un'idea, non ho un'idea di grandissimi rialzi per quest'estate, però le utility come difensivo e come aumenterà anche il dividendo, l'Enel, insomma, tutto è uno dei titoli insieme alla Snam, quello che ho detto di Enel, trasferiamolo sulla Snam, che il concetto è uguale, sono tra i miei titoli preferiti, quindi difensivi, anche se già ha un prezzo carino, ecco, perché Enel l'abbiamo vista a 7,70 solo 10 giorni fa. Oggi sono a 8,27, va bene, ma risparmiamo qualche cosa. Impariamoci a segnarci i prezzi, come ho detto prima, per Unicredit, ed entrare e non entrare solo sull'euforia del titolo. Oggi vedi l'Enel bellissima, più 3, e ti viene voglia di comprarlo. La Snam positiva. Si può sempre risparmiare, solo che quando poi scende non le vuole nessuno. Io sinceramente tendo a segnarmi i prezzi, avevo 7,80 come entrata di Enel e a 7,80 sono entrato. Qualsiasi, mi turo il naso, non guardo un grafico, non me ne frega niente, decido prima e entro. E secondo me è il modo migliore, se credi nel titolo, se lo sai esaminare. Io evidentemente un po' di esperienza ce l'ho e i titoli qualche volta li so esaminare, quindi preferisco da valutatore più che da tecnico, da fondamentalista più che da tecnico, entrare quando il coltello cade. Ottimo, allora ti leggo anche una domanda da Angelo e poi ti faccio una domanda da parte mia Sì. naturalmente. Giustamente Angelo vorrebbe sapere cosa fare con BPER perché effettivamente oggi è uno dei titoli peggiori. Secondo l'esperto si fermerà ad 1,94? Grazie Angelo, Sempre l'esperto. domande un po' diciamo complesse, ecco. Ma io, ecco, faccio una premessa, un disclaimer. E non lo dico per, e io sapete che sono coraggioso, Alexandra, è più di un anno che ci sentiamo e il coraggio non mi manca, però dovrei sempre fare le premesse che io sostanzialmente ne so come voi, perché i mercati rimangono imprevedibili, però mi piace dare la mia idea, altrimenti non mi divertirei a venire qui, ecco, questa è la verità, però sono esperto, sì, sono esperto di mercati, anzi, in maniera immodesta, molto esperto, è molto esperto, ma ugualmente le previsioni non sono in grado di farle se non con un tasso di probabilità di prendere uguale agli altri. Ecco, questo sì, esperto molto, come voi non potete credere, ma anche
molto, molto, anche troppo, però non le previsioni le so fare come gli altri. Detto questa, già mi chiedeva prima di collegarmi qualcuno di StaBipper, la volevo anche vedere perché sono quei titoli che proprio non sono i miei preferiti. Allora, Bipper, tu la vedi, Alexandra? Sì, la vedo. In questo momento ad 1,95 cede il 4,27%, uno tra l'altro fra i titoli peggiori insieme a Telecom oggi a Piazza Affari. Sì, ecco, io credo, non ho notizie nessuna su Bipper in particolare. Credo che Bipper stia subendo un po' di realizzo sul comparto bancario, come tutti i titoli. Non c'è da identificare questo meno 4% a una causa particolare su Bipper. Bilanci mi interessano poco perché in questa situazione speciale il bilancio, secondo me, per qualsiasi azienda ha tranne tecnologica, è chiaro che Apple, Microsoft hanno dei bilanci importanti perché con la pandemia sappiamo che tra i due la loro attività tra i due cresce, quindi sì. Ma nel caso delle banche, in questa situazione tremenda in cui ci troviamo, i bilanci contano meno. Io farei circa lo stesso discorso dell'Unicredit, vedo che l'Unicredit, per cui va bene se la vogliamo comprare per lunedì e in una sorta di speculazione va bene comprarla anche oggi su questo tonfetto che per me è un realizzo del grande recupero delle banche italiane che hanno fatto nel 2021, sono tra quelli che hanno performato meglio. In ottica speculativa, però, in ottica di investimento, Bipper a me piace sempre sull'1,83-1,81, andrei a risparmiare quel 5-6%. Tony, ultimissima domanda, innanzitutto io ti chiedo se secondo te il tech rimbalzerà presto o tardi, vista la situazione bisogna comunque anche un po' adattarsi alla politica della Fed, e poi ti leggo un'altra domanda da Claudio, vorrei chiedere al bravo e simpatico Tony se entrerebbe su Ferrari in una prospettiva di lungo termine. Allora, prima tech e poi Ferrari in 2 minuti se riusciamo. Sì, anche meno. Allora, tech... Si sta svalutando come era giusto secondo me, perché gli eccessi non mi sono mai piaciuti, si sta svalutando e quindi ritorna piano piano appetibile. Non mi sembra ancora la svalutazione corretta, secondo me io comincio a diventare appetibile, lo dico intorno agli 11.200. Questo non vuol dire che è sciorto per fare 11,2, però ancora non è appetibile, perché andiamo contro sempre a quello che conta è quello che vogliono fare gli operatori, gli investitori. Gli investitori adesso hanno paura dell'inflazione e non andranno a comprare il tech a mani piene, per di più stiamo uscendo dalla pandemia se Dio vuole. Quindi il tech rimane per me le azioni più valide, più belle, ma sono ancora un po' costose, quindi il tech avrà le sue grandi soddisfazioni, ma deve ancora completare un ciclo di ribasso che per me può essere identificato intorno a un altro 7-8%, quindi lo consiglio, ma aspettiamo 11.500. Okay. L'ultima domanda, ti metto un secondo, era il tech, l'ultima, lo so Alexandra che stai finendo, erano due le domande. Sì, esatto, ci chiedeva... Ecco, ci chiedeva Claudio se entreresti su Ferrari in una prospettiva, sì, di lungo termine. Anche di breve termine, lusso va sempre bene, poi è un po' sceso e meno cara. Ecco, ci tenevo a rispondere su Ferrari, che è uno dei miei privilegiati, perché secondo me in questo contesto di banche centrali che pompano e dove io l'ho chiamata plutocrazia, perché favorisce sempre il lusso, le persone più ricche a scapito delle persone più povere, il lusso rimane sempre una bella chance di opportunità, specialmente quando va un po' in storno. È il Nasdaq del futuro, per cui Ferrari non è sui massimi, ha stornato un po',
ma rimarrà sempre in grande appeal, per cui lo guardi lui, va bene anche questo prezzo, se riusciamo a risparmiare qualche cosa, Ferrari va sempre bene. Per cui Claudio, ok, Ferrari. Ok, intanto ti saluto perché ci scrivono saluti a Angelo, Claudio e Roby. Ciao, buon pomeriggio, una cortesia. Non ho domande per il mitico Tony, ma solo un saluto e complimenti. Grazie Tony e buon weekend. Ciao ragazzi!